Riprendiamo, siamo in volo su Pegaso 2 e siamo in viaggio appunto. Ho ritenuto ovvio che viaggiare su un cavallo alato fosse molto meglio che viaggiare in barca oppure a nuoto, perché considerando tutte queste ninfe che ci sono qua, la barca si sarebbe già rotta di sicuro. Abbiamo trovato della lava in superficie, wow! Io ovviamente adesso voglio prenderne un po', sta di fermo Pegaso, ovviamente mi prendo anche un po' di funghi, allora mi prendo questa, un secchio di lava, ok, poi qualche fungo, vieni Pegaso, quelli, l'Amanita musciardia che sarebbe il fungo, oh no, stai attento. Il fungo coi pallini bianchi è molto più raro del fungo marrone. Adesso io non vorrei però che questo stupido cadesse nella lava. Quindi dai, ne prendiamo subito. Dobbiamo andare a nord. Andiamo a nord. Tanto abbiamo anche le cesoie. Magari incontriamo una pecora e vogliamo della lana, perché nelle future parti vedremo anche come colorare la lana. Ah, perfetto, 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 perfetto. Questa era una delle cose che più mi serviva. Là. Perfetto. La canna da zucchero. Era una delle cose che cercavo e adesso l'abbiamo trovata finalmente. Perché lo vedrete molto più avanti, adesso io non ve lo spiego, anzi ve lo spiego, sì. Con la canna da zucchero si può fare la carta, con la carta si può fare il libro, con il libro si può fare... con il libro e con i diamanti e con l'ossidiana si può fare l'enchanting table. Praticamente sarebbe quel marchingegno, insomma quel tavolo magico in grado di applicare gli incantesimi su uno dei nostri arnesi, tipo il piccone, la spada. E vedete che io qua sotto la barra della fame dei cuori ho 12. Vuol dire che per adesso io sarei al 12° livello, quindi potrei applicare un incantesimo di 12° o inferiore livello su uno dei miei arnesi. Ovviamente scalerebbe, tipo ne applico uno da 10 e mi rimangono due livelli. Per far ciò mi serve appunto l'enchanting table. E vabbè, finalmente ho trovato questa canna da zucchero. Ovviamente poi ci farò le coltivazioni e insomma farò crescere tanta canna da zucchero. Volevo ritornare nel punto in cui ero prima di incontrare quello qui. Ma pensavo che fosse un Enderman visto da lontano, invece era un bug. Tanto un attimo che qua ho trovato... No, non ci stanno nell'inventario, quindi niente. Ciao. No, volevo... Ma porca. Volevo tornare nel punto in cui ero prima di incontrare Pegaso 1. Una cosa importante sarebbe non cadere qua, perché sarei veramente fottuto. Tanto droppiamo questo che non ci serve. Siete in letto. Ce lo siamo ripresi, sì, perfetto. Madonna, io non so perché stia laggando così tanto. Mi piacerebbe saperlo. Madonna, sta veramente laggando. Magari perché sto esplorando. No, 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 andiamo via, andiamo via, andiamo via. Porca miseria. Andiamo via. Abbassiamoci. Abbassiamoci. Non sto veramente sopportando più questo... Oh no. Ci han visti. Siamo nella merda. Allora. Quello è un villaggio, ok? Ok, mettiamo un attimo allora in modalità peaceful. Così non abbiamo nulla da temere.
Perché questo qua è una specie di villaggio, mi pare. Però voglio vedere cos'è che c'è dentro, se ci sono delle ceste interessanti. Mi raccomando. Cazzo, basta! Avete bruciato il mio cavallo alato! Basta! Cazzo, Pegaso. Attento. Locked chest? Ecco qua chi è colui che devo uccidere. Muori. Cazzo, Pegaso, vieni qui, cazzo, sta attento. Purtroppo io non ho più grano da darti. Aia, ma basta, ma porco Dio. Ma basta, porca miseria. Via, devo uccidere questi, Cristo. Oh. Meno male, no, questo qua non me ne faccio niente. Questo invece mi serve. Le frecce, no, non mi servono. Pegaso, dove sei? Pegaso. Porca miseria. Pegaso, in che casini? Non gettarti. Ma basta, mi sono rotto i coglioni. Oh no. Devo andare a fare il giro per. Oh, maledizione, Pegaso. Stai facendo venire due palle. E sta lì, Dio buono. Pegaso, porco. Oh. No, non dirmi che si è. Ah no, si sente, sento il verso, non può essersi buttato. Però, dove Cristo è andato, Pegaso? Ma basta, ma. Io sento il verso, ma dove andà? Ah, ma eccoti! Ti recupererò. Perfetto! Madonna, finalmente! Oh. No, cazzo, il mio secchio d'acqua, però mi serve il secchio d'acqua. Lo posso prelevare da lì per fortuna. Aia. Ne abbia. Ma porca miseria! Oh! Sì, ho dovuto mettere in peaceful, altrimenti questi mostri qua mi sterminavano. E mi sono anche preso questi lingotti d'oro. Tanto qua ho visto un creeper. Ah, dei friendly creeper. Però io adesso non ho della polvere da sparo. C'è qualcosa che possiamo buttare via? Sì, questo. 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 Per adesso non ci servono. Il mio viaggio sta continuando, per adesso vedo solo acqua. Spero un giorno di poter tornare a casa. Tanto per fortuna ho la minimappa, altrimenti. Ma basta questi punti qua con questi mob. Sono già rotti i coglioni. Vabbè, andiamo qua dentro. C'è qualcosa che io posso darti da mangiare? Oh, recupera vita. Allora, te adesso non devi avere neanche la più pallida idea di uscire da qui, ok? Oh. Tanto di qua te non esci.
Oh no, ma sempre quei punti lì, ma che palle. Sembra questi maledetti mob. Mi hanno già rotto i coglioni. Mi prendo un po' di carbone. Ferro, no, ce l'ho già a casa. Oh, un po' di carbone non ci disturba. Perfetto. Adesso mi metto qua il mio letto. E dormiamo e ci sentiamo nella prossima parte della Yogbox. Ciao a tutti.